Beh, sicuramente un grazie immenso sia da parte dell'editore, ma soprattutto dell'autore per questa critica che è estremamente interessante, azzeccatissima e veramente molto intelligente, se mi passa il termine. Adesso vorrei però, insomma, stimolare quello che ha parlato meno oggi con qualche spunto, ecco, di riflessione. Allora, abbiamo, beh, innanzitutto una cosa che mi fa anche piacere dire, abbiamo sentito che la dedica è a Eleonora. Eleonora che è anche la persona che ha curato l'immagine di copertina, questa bellissima fotografia, che tra l'altro abbiamo sentito parlare dei crepuscolari pur in una formula di distanza rispetto, e non vorrei dire una stupidata, poi Eleonora mi correggerà, però questa immagine dovrebbe essere di Toblach, Dobbiaco che appunto, antico nome era Toblach, è una delle opere più belle, forse l'opera più bella di Corazzini, che sapete era uno dei crepuscolari. In uno scambio di mail che ho avuto con Guido, ci siamo trovati a riflettere, sempre sulla base del libro, su tre punti fondamentali di cui adesso vorrei chiedere a Guido, e che avete benissimo sentito oggi. Beh, il primo è le felicità. Che cosa sono le felicità? Le cose e il tempo. Io me la sono anche stampata una mail perché era di particolare interesse e dice: le felicità innanzitutto per me nasce dal poter dare un significato all'universo che ci circonda. Ed infatti adesso, perché è anche bello trovare le attinenze, le similitudini, abbiamo sentito anche nel discorso di Gabriella, e ogni cosa è al suo posto nell'angolo rituale di universo che stasera ci compete. Quindi un ordinamento, un'interpretazione che ordina ciò che è il mondo. Le cose del mondo, le cose che diventano, dice letteralmente Guido, interlocutori silenziosi, e questo loro silenzio è spesso preferibile al nostro sproloquio. Un nostro sproloquio che diventa, diciamo, contraddittorio rispetto alla poesia. Ma cos'è la poesia? La poesia è una sorta di paradiso, lo dice sempre Guido, due righe dopo, parlando del tempo. Ed è qua forse la questione un po' più spinosa, insomma, di ciò che è, beh, anche Guido, insomma, lo sa, però è estremamente interessante. Il tempo, il miglior esempio di tutto ciò che non possiamo dominare, e qua credo che siamo tutti d'accordo, e che a sua volta ci domina. L'eternità, che per molti è una consolazione alla paura di morire, per me è il regno dell'insensatezza. Qualche riga più avanti. Eppure anche la morte, quindi la fine, è un non senso. Questo paradosso irrisolto è un motivo di umiltà. E è un motivo per sperare ugualmente in un paradiso fuori dal tempo. E già cominciate a capire che questo ipotetico paradiso è la poesia. E prima di lasciare, insomma, su questi tre spunti, che sono spunti importanti, la parola a Guido, volevo fare una piccolissima considerazione sulla felicità. Guido dice: la ricerca della felicità è un'operazione incerta e produce risultati fragili, tante felicità parziali transitorie, come abbiamo sentito nella critica e nei versi, ma ha il merito di consolare lo spirito dall'orrore e del non senso. Allora, avete sentito oggi, ma anche perché nel libro ritorna, che si parla in maniera forte di farfalla, di battito d'ali, c'è la farfalla di Lorenz, ma poche pagine più avanti c'è nelle felicità, nel testo Le felicità, che poi dà il titolo all'opera, almeno quanto un angelo a viso, un tocco d'ali fra la folla. A me questo pare estremamente interessante ed evocativo, e anche, insomma, bello, perché l'ordinamento che l'uomo fa sul mondo produce risultati fragili. La farfalla è fragile. La farfalla è una cosa molto, è una delle, probabilmente delle cose più belle in natura, la farfalla, però è anche fragile. Però questa fragilità si connette strettamente a un concetto di bellezza, quindi i risultati sono sì fragili, ma sono belli. Ma in questo a me viene anche un altro accostamento, verrebbe da fare, che poi non lo so se è arbitrario o personale, io vorrei che Guido poi me ne parlasse, perché fragilità e bellezza.
in natura, possiamo benissimo dire in natura in maniera forse un po' darwiniana, anche se è un po' buffo dirlo così, che anche la donna è fragile, è bella, però la bellezza e la fragilità della donna ha un terzo elemento. Abbiamo visto che la farfalla è fragile, quindi siamo partiti dalla fragilità, però è anche bella. Quindi abbiamo aggiunto alla fragilità il connotato di bellezza. Se noi parliamo della donna, fragile, bella, ma è anche forte. La fragilità della donna è anche una forza, una sorta di antitesi, ma è strettamente connessa. Forse ecco, Gabriella, che poi ha un grandissimo interesse per la letteratura femminile, potrà insomma confermare o meno, però c'è la fragilità, ha anche una sorta di forza interna, vi è un stretto legame con la forza, che diviene forza anche delle cose, del mondo. Guido. Grazie, grazie moltissimo a Gabriella che ha evidenziato una serie di punti molto interessanti e anche ha dato un senso a qualcosa che forse era rimasto inconscio, che io avevo scritto senza sapere di scrivere, quindi la ringrazio molto per la sua lettura attenta e approfondita. Ci sono tante cose che sono state sollevate, alcune delle quali veramente molto personali, proprio perché la mia poesia, come avrete sentito, è un po' a volte addirittura un noioso riflettere su me stesso, perché purtroppo il punto di partenza di ciascuno di noi è sempre se stessi e deve essere un punto di partenza da cui poi allargarsi al mondo. Sì, è stato appunto menzionata la questione della felicità e della fragilità connessa, che è un po' il perno attorno a cui è costruito il libro. Questa è una cosa che io sento in modo particolare perché anche per il mio lavoro il compito e l'attività principale che, anche senza dedicarci molta attenzione, io credo tutti noi facciamo quotidianamente, è proprio quello di attribuire un senso alle cose che ci circondano. E la fine dell'innocenza è il momento in cui uno si rende conto che questo senso, che inizialmente poteva sembrare forte, dogmatico, incrollabile, diventa in realtà assolutamente discutibile. Quando uno si confronta con opinioni diverse e con visioni del mondo diverse, il senso a cui si era aggrappato fino a quel momento diventa una possibile opinione. Allora, di fronte a questa realizzazione, questa comprensione in cui qualsiasi senso diventa possibile, bisogna operare una scelta, secondo me, ed è la scelta di questo libro, cioè rifiutare la fuga nell'insensatezza e decidere di attribuire un senso alle cose, anche se si tratta appunto di un senso che deriva dalla nostra volontà, perché tutto può essere contestato, tutto può essere, qualsiasi fede, qualsiasi interpretazione può essere messa in discussione, non ci sono delle prove scientifiche che permettano di fondarla e di controbattere qualsiasi tipo di attacco, di negazione. Quindi la mia operazione, anche attraverso queste poesie, è quella di trovare il senso, definirlo, portarlo alla luce, inventarlo se non esiste, perché forse è questo quello che noi possiamo fare, inventare il senso al di sopra delle cose che di per sé sono insensate. Quindi questo è il motivo del discorso sulle felicità che ti ho scritto, Alessandro. E per me questa è fonte di felicità, perché ci accorgiamo che comunque, almeno a dispetto della grandissima fragilità, che tu giustamente dici in realtà è anche una forza, comunque l'idea che da questo caos possa essere emerso qualcosa che noi riconosciamo come nostro, a cui possiamo dare un senso, è un motivo di gioia interiore, è un motivo che dà forza all'esistenza. E quindi tutte le volte che mi è capitato di riconoscere questo piccolo senso negli eventi della vita, nelle persone che ho incontrato, o addirittura molte volte in stati dell'immaginazione, anche perché alcune figure di cui si parla nel libro sono figure create dall'immaginazione, è una cosa che almeno momentaneamente mi ha dato una felicità, mi ha dato un appiglio, ed è su questo che ho voluto costruire il mio discorso, perché si tende a pensare appunto che in questa epoca non sia più possibile fare nessun discorso, perché tutti i discorsi sono già stati fatti. Io sono fortemente contrario a questo modo di vedere le cose, perché
è solo la nostra debolezza che ci fa gettare la spugna e dichiarare la nostra incapacità di risolvere la questione. Secondo me si possono fare ancora molti discorsi, le parole sono sempre le stesse, ma i discorsi sono necessariamente nuovi, perché il modo di combinarle fra di loro è assolutamente, cioè, il numero di possibili combinazioni è pressoché infinito, quindi dobbiamo sforzarci di trovare un discorso, perché questo secondo me è il compito dell'uomo e vabbè, dell'autore, del poeta in particolare. Il tempo è un po' una sfida per me, perché io fin da quando ero piccolo ho vissuto con una certa angoscia questa cosa. Ovviamente tutti quanti da quando abbiamo modo di conoscere l'esistenza della morte ne abbiamo paura, perché fin da bambini, quando magari assistiamo alla morte di un nostro caro, la vediamo come una cosa irrimediabile, irrevocabile, e quindi, sapendo che poi è una cosa che ci vede tutti sullo stesso piano, ne soffriamo, ne temiamo. Al tempo stesso però tutti i metodi che l'uomo in qualche modo ha cercato di risolvere questo problema, e che anche la fede, la religione generalmente ci suggeriscono, sono dei modi che mi hanno provocato altrettanta angoscia, perché l'idea di immaginare una prosecuzione indefinita del tempo nell'eternità è qualcosa che si scontra contro la mia capacità di controllare le cose. Io ho un forte desiderio di controllare le cose che mi circondano. Se il tempo è infinito, se l'universo, come insegnano le ultime scoperte, si espande addirittura in modo accelerato e senza un termine a questa espansione, allora tutto ciò che è qui di terrestre, tutto ciò che è particolare, viene ridotto a qualcosa di infinitesimo, perché è sempre un istante rispetto alla durata del tutto. E di fronte a questa percezione io, ecco, mi rendo conto che il ragionamento, la razionalità non può nulla, deve solamente accettarla. E anche da questo trae origine il mio desiderio di valorizzare il piccolo, perché valorizzandolo, dandogli un senso, cerco di riscattarlo da questa fuga, da questa infinita vastità che ci circonda e che fa girare la testa e rende tutto, ridimensiona tutto a qualcosa di insignificante. È per questo che appunto, sì, questo forse è una cosa che è molto, si può leggere solo andando veramente in profondità nelle poesie, perché io non l'affronto mai direttamente, è molto difficile anche per me parlarne. Però è una visione che io voglio anche comunicare, perché raramente mi è capitato di trovare uno riscontro o trovare qualcuno a cui effettivamente esprimere e con cui trovare un punto di contatto in questa visione, per cui è anche un tentativo il mio, ecco. Intanto stimolandoti a leggere la poesia pagina 27, che comincerai già a capire dove voglio arrivare, canzone dell'amore in prosa, perché se l'eternità è sostanzialmente una cosa non negativa ma non positiva, perché ci rende piccoli, e nei sentimenti, stando attento che ci devono andare qua. Il sentimento lo riscatta in qualche modo, perché la bellezza del sentimento, che poi dopo si dipana lungo tutta la vita, però è qualcosa che percepiamo in un istante. Ci sono degli istanti della vita in cui sentiamo profondamente il sentimento che scorre in noi. Allora, questo istante, che di per sé non dura nulla, in realtà è un po' una rappresentazione di ciò che è fuori dal tempo. Forse l'eternità si trova effettivamente nell'infinitamente piccolo più che non nell'infinitamente grande. Poi ci sono anche altre cose da dire. Io scrivo poco d'amore in realtà, perché è una cosa che è difficile, è un tema molto difficile da trattare, devo ammetterlo. E quello che però mi piace sottolineare è che è forse giunto il momento di parlare dell'amore in modo un po' diverso da come tradizionalmente lo si fa in poesia, ed è questo che cerco di fare. Proprio per questo la poesia si intitola Canzone dell'amore in prosa, perché non si tratta di un amore puramente, cioè è un amore romantico, passatemi il termine, nel senso di esaltazione, nel senso di fuoco che vi divampa, ma si tratta di un amore quotidiano che
nell'esperienza probabilmente anche vostra si rivela essere effettivamente qualcosa di molto più profondo, stabile e che forma la nostra esistenza in modo molto più intenso rispetto a quella che può essere la fiammata iniziale. Non sono molto bravo a parlare di queste cose, per cui provo a leggere la poesia sperando che lo dica meglio. Ti amo a matita, sopra un foglio bianco. Ti amo in bella copia. Ti amo senza usare il dizionario, senza letteratura. 5 aggettivi bastano. Immenso come il mare. Nudo come una mano. Quotidiano come il pane. Semplice, chiaro. Ti amo in un leggibile corsivo come nei temi della terza elementare. Ti amo al più con qualche rima baciata che pare accidentale e forse mi è scappata. Ti amo prima e dopo l'universo, oltre le schiere in rotta delle parole, in volo sul silenzio del tuo corpo. Che mi ha, vorrei chiedere una cosa che mi ha proprio suggerito questo testo. Dunque, tu hai detto che si dovrebbe cominciare a parlare d'amore in modo diverso, e questo è un modo diverso di parlare d'amore. Tra l'altro tutto il tuo testo usa un linguaggio antilirico molto forte, e questa è un'altra cosa interessante. Però c'è ancora una contraddizione, vedi? Perché usi la parola canzone? Canzone è una delle forme più classiche della metrica e della costruzione della poesia italiana. Cioè, quindi nel linguaggio antilirico, nella volontà di usare nel parlare d'amore in modo diverso, verissimo, poi ti scappa questo canzone, che è proprio la forma, no? Il sonetto deriva dalla canzone, quindi figuriamoci, insomma, quanto andiamo lontano. Certo, sì, una delle cose che mi diverte spesso è appunto creare di questi contrasti, cioè appunto parlare di canzone e di prosa nello stesso titolo. In realtà io ovviamente non ho alcuna formazione tecnica nella critica letteraria, però la mia impressione è che per tutto il Novecento siamo impegnati in un problema di definizione di ciò che è la poesia, perché appunto nel tentativo di rinnovarsi la cosa è in qualche modo sfuggita di mano, per dirla forse in modo un po' colloquiale. La mia idea è questa, l'ho trovata per esempio, cioè ho trovato echeggiata questa idea benissimo nelle parole di Wesława Szymborska, è che noi ci scandalizziamo o ci sorprendiamo nel confrontarci con una poesia che si fa sempre più simile alla prosa. In realtà, secondo lei, e io sono molto d'accordo nel mio piccolo, questa è semplicemente una sensazione che abbiamo per la mancanza di prospettiva, la mancanza di distanza. La poesia, secondo lei, è sempre destinata a fare proprio anche il linguaggio della prosa. Vorrei dire, addirittura il linguaggio meno nobile, addirittura il linguaggio della pubblicità, o quello che può essere considerato come la negazione del linguaggio letterario, cioè il linguaggio scientifico, il linguaggio tecnico. Perché per parlare effettivamente al lettore di oggi è necessario non richiudersi all'interno di una lingua fittizia che forse è più utile a creare una casta che non a trasmettere una comunicazione. Io parlo in modo un po' qualunquista, però l'idea che ci sta sotto è questa, che secondo me è una falsa distinzione quella della prosa e della poesia simile alla prosa. Bisogna cercare di costruire un nuovo lirismo che utilizzi nuovi strumenti, che non sono più quelli del verso chiuso, forse della forma chiusa, quella della canzone, ma che comunque sono strumenti retorici.
Sì, certo, lirismo, ecco, sì, forse è una parola appunto un po' connotata. Intendo dire una nuova forma di poesia che sia poesia integralmente, pur sotto l'apparenza di una lettura piana, di una lettura non. Perché in realtà esistono, ed è molto interessante perché molti poeti adesso le sperimentano, delle figure retoriche, quelle che normalmente a scuola vengono insegnate, che sono diverse da quelle della tradizione, che però hanno una grande capacità di potenziare il linguaggio al di sopra dell'espressione più semplice, più quotidiana, ed è questo che io cerco di fare, cioè dando l'impressione che si tratti di un linguaggio assolutamente chiaro e semplice, potenziarlo il più possibile con dei mezzi nascosti. D'accordo? Sì, una buona scelta. Mattutino grammaticale. Ha stiracchiato il verbo alzarsi. Ha sciabattato il sostantivo sonno fino alla doccia, dove ha gustato un poco l'aggettivo calda. Pian piano ha riacquistato caso, genere e numero, la prima persona del colletto, la desinenza singolare degli occhiali. Sull'orologio ha letto come sempre la locuzione in ritardo. Appena il tempo di bere transitivamente un caffè, precipitarsi moto a luogo in strada, acchiappare l'ultimo autobus complemento oggetto, per un pelo, complemento di maniera. Solo mezz'ora fa il suo unico predicato era dormire. Ora è in fondo alla fila di genitivi di un ufficio, di un corridoio, di un terzo piano. Ha una giornata intera da coniugare secondo le regole, sperando che abbia un senso congiuntivo, come vorrebbe, condizionalmente. Gli è dato non infinito un presente. Può provarci, ma sempre dentro i limiti avverbiali del forse, del magari. Per chissà. Beh, questa era proprio bellissima, insomma. Sono questi due testi ultimi letti che sono quelli che personalmente preferisco. Allora, intanto direi che per chiudere potresti leggere 3-4 testi. Se non ci sono domande, osservazioni da parte del pubblico, non vedo. Io, prima appunto di questa chiusura poetica di cui invito Guido, vi ringrazio di essere intervenuti oggi, vi invito il 2 dicembre, sempre qui al Caffè San Marco alle ore 18, se non erro, con 19. Sì, ci sarà una bella mostra di pitture, poi la presentazione di Arnold Voss, un autore omosessuale migrante, che con noi ha già pubblicato 3 volumi. E una presentazione a cura degli Arcighe. Sarà una cosa molto particolare e molto interessante, anche perché in particolar modo controcorrente rispetto a certe banalità in questo caso, perché è bello anche la poesia ci dà adito di parlare di tante cose, certe banalità che si dicono, che si pensano attorno a certe realtà. In ultimo, come vi avevo detto, trovate qui al banchetto bene i libri di Guido e anche il nostro ultimo volume edito, il nostro ultimo edito per Natale, che è Piccoli Principi, il mondo visto dai bambini, che per la casa editrice è la prima apertura alla prosa. Sostanzialmente, e in effetti non ci siamo molto allontanati dalla poesia, guardate, abbiamo raccolto le frasi dei bambini dei 3 a 6 anni, frasi di bambini di 56 se non erro, da tutta Italia, e vengono fuori delle cose veramente strabilianti a livello di cose belle, cose buffe, errori grammaticali, ma cose anche molto molto poetiche, e soprattutto vengono fuori anche dei dati comuni nei bambini, ad esempio qualcosa che poi anche con Guido abbiamo discusso: i bambini sono molto attratti dalla luna, una cosa che infatti abbiamo dovuto cogliere proprio una sezione a parte sulla luna. I discorsi anche su Dio fanno veramente pensare, ma anche, lasciatemi passare il termine un po' terra terra, ma sbellicare da ridere. Ve ne dico solo una: c'è un bambino di 3 anni, dico 3 anni, di Roma, Gianni, che dice alla mamma: mamma, se Dio si toglie le scarpe è proprio un guaio. E la mamma dice: e perché? E perché poi ci cascano in testa. È una cosa straordinaria, insomma. E con questo lascio, vi ringrazio nuovamente, lascio a Guido. Grazie. La ragazza che chiede Dio.
La ragazza che chiede Dio all'angolo fra Via H e Piazza Z, con una breve vita addosso, già lisa sui gomiti, in ginocchio si è aggrappata alla mia giacca e ha snocciolato gli occhi nella conca dei miei palmi e mi ha chiesto Dio. E io, che avevo nelle tasche solo uno spicciolo di Dio per fare colazione, una veloce preghiera in tazza, Pater, Ave Gloria, proteggi il nonno, fa che non piova, nel viavai di passanti dai volti lisci come uova, ho sollevato le braccia e ho detto alla ragazza: non ho niente, abbi pazienza, forse domani. Non è certo colpa mia, Dio manca un po' per tutti ormai da un pezzo. Che cosa posso farci? Per fortuna la ragazza ha capito e si è staccata da me, cadendo come una buccia secca. Confesso, ho provato tenerezza, ho avuto la bontà di non guardarla. Esodo 19, 26 e seguenti. Dimenticherai il Signore tuo Dio, anche allora Egli si ricorderà di te. Pregherai contemplando il mondo, con tutti nonostante, è cosa molto buona. Darai i nomi alle cose, strada, mattino, musica, fratello. Non altro avrai di loro che questo tutto, anche se poco. Imiterai il pioppo e la colomba. Nascerai, crescerai, figlierai e morirai. Non ucciderai un fanciullo in te solo per dare la luce a un vecchio. Amerai, e non è un comandamento. Ruberai tempo al tuo prossimo e te ne lascerai derubare. Anelerai la verità come un cieco la luce al mezzogiorno. Desidererai d'essere un altro e rimarrai te stesso. Lascerai che il senso sfugga, come ama fare, come sabbia fra le dita. In lode della mia ombra. Io, ma più semplice. Una testa, ma vuota, che non pesa sul collo. Allungata comodamente sulle pieghe degli oggetti. Basta il contorno a dirla tutta. Molto adatta al mondo. Completa come una mela tonda. Appare e si nasconde senza chiedere. Sempre al momento giusto. Non vuole sapere nulla ed è accontentata. Non sa la luce e le leggi dell'ottica. Non sa neanche di me. Neppure immagina che fra i due sono io la brutta copia. I giorni. Dovrai scegliere ogni giorno un nuovo giorno da indossare. Macchierai i primi d'erba e di ciliegie. Imparerai col tempo che molti giorni sono uguali l'uno all'altro, come completi in saldo. Li distinguerai soltanto per una cucitura imperfetta, un certo risvolto dei polsini, un segno cancellato di stiratura. Ti staranno larghi o stretti. Cercherai di cambiarli. Lotterai con pomeriggi troppo lunghi o troppo chiusi sui fianchi. Con ore scompagnate, con notti che non calzano a dovere. Alcuni arriveranno a sera quasi intonsi, li dimenticherai. Spesso ti vergognerai dei tuoi giorni, invidierai i giorni degli altri. Vorrai essere nudo, ma in solitudine vestirai giorni di grazia. Ti accontenterai dei tuoi giorni e chiederai in segreto che il sarto aggiunga qualche capo al guardaroba. Porterai gli ultimi giorni con serena assenza, come se fossi tu a vestire loro e non viceversa. Se sarai fortunato, accetterai
di non capire se questa universale sfilata ha un senso, e quale, e per chi.